e sul tarzone del cupolone. Mimmo Ferretti del Messaggero, buongiorno. Riccardo, buongiorno. Gabriele, buongiorno e buon appetito a tutti. Buongiorno Mimmo. Buongiorno. Degno finale? La sconfitta? Sì, insomma, tutto quello che c'è. Una partita ridicola, inutile parlarne, credo, una partita proprio inutile. Se non altro ha dimostrato che tutti quelli che si chiedono perché non gioca questo, perché non gioca quell'altro, ieri la partita ha dimostrato perché non giocavano, insomma. Mi sembra che anche l'atteggiamento del pubblico sia stato molto chiaro nei confronti della squadra, che abbia fatto capire che insomma c'è bisogno di dare una bella ripulita lì, perché troppa gente non può così campare di rendita magari per un derby vinto come squadra, non certamente come prestazione personale. Quindi la partita è inutile, sarebbe stato molto più carino evitare di fare una brutta figura, cioè di perdere anche questa partita, però capisco anche che l'allenatore magari voleva dare così la soddisfazione, un briciolo di notorietà a chi non aveva avuto proprio lo spazio nei mesi precedenti, e quindi l'ha fatto e la mettiamo in archivio lì. Per il resto dobbiamo parlare di Garcia, no? Io sabato sono intervenuto immediatamente dopo la conferenza stampa di Garcia, ma soltanto per una questione di orario, non perché fosse previsto il mio intervento per commentare la conferenza stampa di Garcia, e devo dire che le parole che ho maggiormente ripetuto sabato sono state queste, magari qualcuno se lo ricorderà: spero che Garcia abbia avvisato, o comunque avesse prima avvisato la società del suo intervento, e che fosse un intervento concordato con la società, perché se questo non era vero avrebbe creato insomma una serie di problemi. Esattamente poi quello che è successo, no? Nessuno si aspettava probabilmente una conferenza così forte da parte di Garcia. Non se l'aspettava sicuramente la società, non se l'aspettava i dirigenti, almeno questo loro hanno fatto filtrare, hanno detto, hanno spiegato o cose di questo genere. E quindi io il giochino che vorrei fare con voi è riuscire a capire perché, no? Perché Garcia si è uscito in questo modo, qual è il suo reale obiettivo, il suo reale interesse, e poi magari ci chiederemo anche come mai la società non è intervenuta in maniera forte, subito, pubblica, dico, già nella giornata di sabato. Possiamo anche cominciare a pensarci, cioè, perché secondo voi Garcia è uscito in questo modo? Io perché credo che in settimana ci fosse stato un colloquio, un contatto dove lui era stato avvisato del cambio del preparatore, che era già stato fatto forse senza neanche averlo interpellato, e che probabilmente le regole dello spogliatoio le avrebbe gestite la società e non più l'allenatore. Quindi Gabriele, tu hai qualche altra cosa da aggiungere? Secondo me anche per fare un po' scacco matto alla società, Mimmo, ne stavamo parlando ieri in serata, no? Ti ricordi? Sì. Per cui se la società lo manda via, lui ha ragione, e se non gli fa la squadra per vincere, ha ragione la stessa maniera. Sì, esattamente. Io credo che lui sia stato un bel paraculo, Rudy Garcia, che ha giocato molto ha fatto un gioco di ruoli praticamente. Lui si è messo dalla parte. Allora, devo dire subito che non mi è piaciuto assolutamente che lui non abbia minimamente riconosciuto un pizzico di responsabilità per una stagione che sicuramente non resterà negli archivi come una delle stagioni più belle della Roma. Non mi è piaciuto questo, non mi è piaciuto quando ha detto che è colpa dell'opinione pubblica, intesa in questo caso come tifosi ma anche come stampa, di aver parlato di scudetto. Ripeto che se c'è stato un solo tesserato della Roma che ha detto apertamente vinceremo lo scudetto è stato il signor Rudy Garcia, quindi credo che doveva fare un minimo di autoriflessione, farsi un esame di coscienza prima di addebitare ad altri colpe che erano esplicitamente sue. Però io, riflettendoci magari un pochettino più a mente fredda, penso che lui abbia veramente voluto mettere la società alle spalle al muro, nel senso che adesso come ne esce la società? La società secondo me doveva intervenire, ma questa è una mia opinione, cioè non stiamo parlando di opinioni, quindi dico la mia. Secondo me già nella giornata di sabato la società doveva in qualche modo intervenire, in maniera pubblica dico,
perché quando c'è tutta una città che si interroga e soprattutto la piazza si spacca fra coloro che dicono ha fatto bene Garcia, perché vediamo tutti quella situazione, dall'altra parte, nell'altra metà ci sta invece l'altra metà della piazza che dice no, non si doveva permettere, perché se lui non crede nemmeno al secondo posto è inutile che partiamo. Lì doveva intervenire, secondo me, lo ripeto, secondo me, la società in maniera pesante, cioè far capire subito che un comportamento del genere, se non stava bene alla società, insomma, doveva essere rimarcato. E io ti faccio una domanda, Riccardo, sì. Tu conosci un pochettino il mondo del calcio, magari tu conosci un po' una visione, un'angolatura diversa rispetto alla mia. Ma ti è mai venuto il sospetto? Hai mai pensato che in realtà Garcia e la società fossero d'accordo con queste dichiarazioni? Sinceramente no. No, benissimo. Ammetto di no, insomma. Ammetto di no, di non avere... No, ma è una domanda, cioè nel senso, stiamo ragionando, stiamo facendo quello che abbiamo ribattezzato un giochino. E allora ti faccio anche un'altra domanda, la faccio ovviamente anche a Gabriele. Come mai la società sabato non si è sentita in dovere, al di là di telefonatine personali a questo e a quello, nel commentare in maniera non ufficiale l'uscita di Garcia, come mai la società non si è sentita in dovere di dire subito guardate questo, adesso faremo coso, diremo, penseremo, stiamo pensando, stiamo facendo? Tu lo sai che, se non lo sapete ve lo dico io, la società ha fatto sapere di essere molto arrabbiata con Garcia, perché aveva sputtanato l'incontro di giovedì a Londra, che era una cosa che doveva restare segreta, ok? E invece Garcia l'ha messa in pubblico e questa cosa non è piaciuta ai dirigenti. Io però vi faccio sempre la solita domanda, perché qui qualcuno non ci sta a raccontare la verità, allora io magari sto cercando di ragionare insieme con voi per cercando di capire chi ci sta a prendere meno in giro. Secondo voi, nel momento in cui Sabatini, Baldissoni insieme con gli altri dirigenti avevano concordato con Pallotta e ovviamente anche con Garcia di vedersi giovedì a Londra, avevano avvisato Garcia magari di dire beh, comunque questa cosa teniamocela per noi? Io ritengo di sì, cioè non credo che si siano dimenticati tutti quanti di dire beh, magari adesso non facciamo un comunicato, altrimenti la Roma l'avrebbe fatto, ma diciamo questa cosa teniamocela un po' per noi, perché magari può essere un momento importante. Mimmo, ti chiedo scusa, uno degli slogan di Garcia in questi due anni, e che io ho sempre condiviso, è stata sempre queste cose non vengo a raccontarle certo qui, no? Sia, ho capito, allora... sia dello spogliatoio che come mai stavolta fa così? Come mai? È questo che io sto cercando di capirlo, sto cercando di capirlo insieme con te. Allora, vogliamo definitivamente mettere da parte l'ipotesi che Roma, società e Garcia erano d'accordo e adesso stanno a fare la parte di quelli che non sapevano niente, vogliamo metterla definitivamente da parte? Scusa Mimmo, fa una domanda, io sono la società, mi metto d'accordo con Garcia per sfondicchiarmi? Infatti sarebbe molto strana una cosa del genere, no? Sarebbe molto strano se questo fosse vero, però siccome io mi fido di tutto ma non mi fido di niente, e fai bene. La metto da parte, no? E la considero un'ipotesi non credibile, ok, va bene? Okay. Sono d'accordo con te, quindi la cancelliamo, la mettiamo da una parte, ok? Sì. Allora dobbiamo rimanere al fatto che Garcia non aveva avvisato e la società non sapeva, crediamo in questo, ok? Allora la domanda che io ti faccio adesso, detto che quello che abbiamo detto come prima ipotesi non può essere valido, non può essere credibile, come mai la società sabato non è intervenuta in maniera ufficiale per dire qualche cosa quando è stata, secondo me, pesantemente attaccata dall'allenatore? Perché non ha fatto sentire la propria voce? Sto facendo delle domande. Mimmo, supponiamo, ok, io non ti so dare una risposta del perché, però okay, ti chiedo, supponiamo, poteva rispondere come? Come la prende di petto questa situazione? Ma insomma, io sono assolutamente convinto che Garcia sia stato molto pesante nei confronti della società, perché innanzitutto ha creato, secondo coloro che hanno visto, un atteggiamento veramente pesante nei confronti della dirigenza e quindi della Roma, una serie di problemi lunghissima, perché allora Garcia ci ha detto che la società ancora una volta deve vendere prima di comprare, una cosa che abbiamo visto e verificato tutti, no? Almeno negli ultimi anni, però insomma non c'era bisogno che Garcia ce la diceva in questo modo. Dire
che la Juventus l'anno prossimo sarà ancora più raggiungibile rispetto a quanto non lo sia stata quest'anno, significa ammettere una propria debolezza, volersi pagare anche un pochettino il culetto, diciamo così, no? Perché dice, se io ho Uciano e Paredes, se altri hanno Pogba e Morata, magari la cosa è differente, quindi è chiaro che è un riferimento diretto alla società. Parlare di discorsi che poco hanno a che vedere con la sfera tecnica significa andare a ingerire in altre faccende che sono quelle della società. Allora io ritengo che la società in qualche modo, lo ripeto, mio giudizio, insomma doveva farsi sentire già nella giornata di sabato in qualche modo, non soltanto in maniera così non ufficiale attraverso canali privati, ma doveva parlare apertamente alla gente attraverso un comunicato vero, una dichiarazione, un'intervista. Poi dopo non so a chi toccava il compito, io credo che in questi casi il compito debba toccare a un direttore generale, se non c'è il presidente, non certamente al direttore sportivo, perché si è parlato di società più che di squadra, diciamo così, no? Invece poi la prima reazione ufficiale da parte della società c'è stata soltanto ieri alle poco prima della partita contro il Palermo, in cui Sabatini ha tentato di dire delle cose, ha tentato anche di non dirle altre, e secondo me non è risultato credibile al 100%, sia nel caso voleva sembrare accomodante nei confronti di Garcia, sia anche nel caso lui volesse sembrare un pochettino più duro, più forte nei confronti dell'allenatore. L'impressione che io ho ricavato da tutta questa faccenda, che sto ricavando da tutta questa faccenda, ma lo ripeto, è una mia impressione, una mia opinione, non sto rivendicando null'altro che la mia opinione, è che forse è mancato qualcuno che prendesse concretamente in mano la situazione e dicesse: fermi tutti qua, l'allenatore deve fare allenatore, ok? I dirigenti fanno i dirigenti e la gestione della società la mandano avanti i dirigenti. Invece questo è un pochino mancato. E quando manca questa cosa vuol dire che si apre il campo a ipotesi di ogni tipo, per cui ognuno c'ha la sua versione, ognuno c'ha la sua verità, ognuno c'ha il suo pensiero, e si va avanti, come credo abbiate fatto voi questa mattina, ad ascoltare la gente che è perplessa, preoccupata, da una parte incazzata, dall'altra soddisfatta, perché i pro e i contro Garcia ci stanno ovviamente in tutta questa faccenda. Però rimane il punto. Rimane un punto che è quello fondamentale. Quale sarà adesso il futuro della Roma? Allora, la Roma è arrabbiata con Garcia perché non doveva dire quelle cose? Va bene, allora lo caccia, perché se un allenatore si permette di dire pubblicamente tutte quelle cose contro la propria società, la società a quel punto prende e lo caccia. Lo può cacciare versando 17 milioni lordi sul conto corrente di Garcia? Allora, non lo caccia, mettiamo, no? Perché diciamo che le motivazioni non portano ad una decisione di questo genere. Quindi se lo tiene adesso deve accontentarlo, cioè deve fare quello che dice Garcia, cioè fare una squadra importante. E se no c'ha ragione Garcia. Chiudo, prendiamo un attimo fiato, per dire che Garcia si è giocata bene da grande paraculo. E non voglio dire che abbia messo la società con le spalle al muro, questo no, assolutamente, però dico che si è messo in una posizione in cui adesso tocca agli altri fare una mossa per non risultare quelli che stanno in difficoltà. La pausa? Sì. Ok. 2 minuti. Mimmo, siamo qua. Mimmo, però noi adesso sono 20 minuti che parliamo e sono tutte considerazioni, secondo me, oltre giuste, che danno una chiave di lettura. La cosa più deprimente è che comunque Vanza accoccia a Roma, amico, come sempre, cioè non, alla Roma in quanto Roma, no? A Roma società, a Roma allenatore, a Roma. Su questo non c'è dubbio, perché è chiaro che quando ci sono queste situazioni qui è inevitabile parlare di questo e vedere anche, come posso dire, il futuro non con occhi scintillanti, perché se senti l'allenatore che dice una cosa di questo genere probabilmente ti passa anche un pochettino la voglia, no? Io mi metto nei panni di chi ha fatto un abbonamento, no? E se senti dire all'allenatore quest'anno sarà ancora più difficile arrivare secondi.
Tu Riccardo ricordi perfettamente qualche anno fa, quando Fabio Capello, perché Franco Sensi non li aveva preso Davis, disse difficilmente arriveremo nelle posizioni alte della classifica, te lo ricordi? Mm-hmm. Il povero presidente Franco Sensi sai che fece? Rispose immediatamente e disse: se Capello non arriva nelle posizioni in testa della classifica io lo prendo a calci nel culo, te lo ricordi? Sì. È che a me un po' è mancato un atteggiamento di questo tipo. Non mi è piaciuto, perché penso che Garcia, al di là di quello che poi ha detto ieri sera, abbia detto quelle cose per un proprio tornaconto personale, che è legato anche a un tornaconto della Roma, ovviamente. Però è sicuramente un tornaconto personale. Secondo me, lo ripeto, ha messo molto le mani avanti, si è molto parato il culetto. Però ecco, io mi aspettavo che in qualche modo la società si facesse sentire in maniera forte subito, per dire: Giovanò, qui tu sei uno stipendiato, qui sta qua fino a che te paghiamo i soldi, fino a che te li diamo, tu non te puoi lamentare, però poi noi siamo la società e tu sei l'allenatore, noi ti facciamo la squadra e tu la devi mandare avanti. Se improvvisamente l'allenatore si mette anche a fare, non dico il dirigente, ma ancora peggio di un dirigente, uno che sfascia più che aggiustare, anche se, lo ripeto per la milionesima volta, perché poi magari qualcuno non lo capisce e comincia a dire, Garcia ha detto cose che noi, io, te, Ricca e Gabriele, abbiamo dette mille volte vedendo la situazione, e cioè che c'è bisogno dei giocatori forti, che c'è bisogno di portare gente come si deve, che c'è bisogno di portare la gente con grande qualità. L'abbiamo detto un milione di volte? Benissimo. L'ha detto Garcia. E sotto questo aspetto non ha detto niente, nulla di nuovo, però quando poi invece comincia a toccare argomenti che non sono tecnici, lì lui sbaglia, lì la società deve intervenire, se vuole intervenire. E quindi torna al discorso di prima, l'ipotesi che abbiamo accantonato, no? Perché come fai a pensare che fossero in qualche modo, non dico d'accordo, ma comunque insomma quello che ci siamo detti prima. Allora, se la società doveva intervenire, doveva farlo subito. Che cosa c'entra dire ha sbagliato la recita di fine anno? Cioè, ho la sensazione che se cerchi sempre di buttarla un pochettino sotto una forma buonista e mai prendere veramente de petto seriamente la faccenda. Aspettate, faccio un piccolino colpo di tosse. Bene, prego, sono pronto. Beh, comunque è una bacchettata, mi. Ma quale, quella di Sabatini? Sì. Mi è sembrata una bacchettata in punta di matita. Amici, o fai così o cacci via. Ho capito, ma tu allora, tu puoi pensare che da un momento all'altro il primo che si sveglia, in questo caso l'allenatore, le comincia a dire tutte quelle cose. Allora tu mi confermi che allora non stiamo d'accordo? Me lo continui a dire? Beh, io lo penso fortemente. Certo, bene, ma io sono d'accordo con te. Anche perché, guarda Mimmo, però perché non gli dai una bella mazzaroccata? Oh, a bella mazzaroccata e mandarlo via, eh? A bella mazzaroccata e mandarlo via. Allora, scusami, Tu, se, allora, in qualsiasi società che non fosse stata la Roma, no? Noi saremmo qui a vedere quello che è successo. Ammazza, ma perché non hanno cacciato questo? O perché non hanno Zamparina avrebbe cacciato via, Scusami? Zamparina avrebbe cacciato via. Vabbè, mo non parliamo di Zamparini, però insomma non voglio far paragoni con altre società, assolutamente. Però a me l'intervento forte della società mi è mancato, Riccà. Qualcosina ha detto. Però sei d'accordo con me che l'intervento forte era esonerarlo? Non lo so, è comunque l'intervento. Intervento, chiappallo, chiamallo, via qua, parliamo un attimo. Ma neanche a livello ufficiale, pubblico. Ma che hai detto? Ma che hai fatto? Ma come ti permetti? Non lo so, io non faccio il direttore sportivo né il direttore generale, manco l'allenatore. Io capisco che ognuno, per quello che compete ad ognuno di loro, pensi un pochettino al bene comune, ma anche un po' al bene personale, in senso, no? La caducità delle cose umane ce la può spiegare il professor Zia Antoni meglio di chiunque altro. Però io credo che qualcuno lì doveva prendere un po' in mano la situazione. Secondo me è mancato questo. E poi questo che cosa ha fatto? Ha dato origine a tutte le chiacchiere che ci stiamo portando avanti da sabato pomeriggio. Perché se tu interviene uno e dice: oh, caro Rudy, hai sbagliato, oppure caro Rudy, hai fatto bene, concordiamo. Mezze misure in questi casi non ti aiutano, Riccà. Non ti aiutano.
adesso vediamo quello. Allora, facciamo una cosa, Ricca. Ok? Sì, sì. Archiviamo tutto questo che è successo. Ok? Lo facciamo, archiviamo. Ci spostiamo, prendiamo un aereuzzo, spostiamo l'orologio e andiamo. Oggi siamo a giovedì e siamo a Londra. Ok? Da una parte Pallotta, dall'altra Baldissoni, penso Sabatini e poi Rudy Garcia. Che cosa si dicono? Mimmo, io non conosco Pallotta, cioè proprio non ho idea di... Non conosco nessuno di questi, esatto. E non conosco neanche il suo modus operandi, si dice, o la sua filosofia. Non lo so perché, Mimmo, mi viene da pensare che Pallotta gli dà una grande stranita giovedì a... Però, ti sto a parlare di una cosa che sto quasi a inventare. Una sensazione, certo. Però se gli dà una grande stranita, poi Rudy Garcia si piace e fa: scusa, ma tu mai hai chiesto di portare la squadra in Champions League? Mica mai hai chiesto di vincere lo scudetto, quindi perché me lo piace la stranita? Per quello che dici. Ma se poi dopo quello che lui dice è suffragato dalla realtà dei fatti, perché Mimmo, guarda, io stamattina ho fatto un esempio che è veramente molto banale, perché non è rapportabile, però io dico: immagina che un mio cameriere viene al tavolo da te e tu gli dici: senta, signor cameriere, mi scusi, come la fa lei la carbonara? Guardi, le dico sinceramente buona, ma se gira qui l'angolo, no? Porca miseria, ma io più a carci Non c'è manco un dubbio. Ho capito, però dice, io ho detto una verità, e che c'entra? Scusami Riccardo, sì. Se tu non lo prendi a calci in culo e lo mandi via, il cameriere la volta successiva farà la stessa cosa. Io stamattina me la sono rischiata di... Io fossi il padrone dell'azienda, lo manderei via. Poi capisco pure che dopo, giustamente, che... Ecco, siete voi il male da Roma. Qui non si tratta di voi o loro, perché poi la dobbiamo far finita a dire che è sempre colpa di questo o di quell'altro. Qui stiamo a ragionare. Se qualcuno non può sentire i suoi ragionamenti, Riccardo, sposta la manopola e se va a sentire qualcun altro, ok? Perfetto. Io ti dico che in situazioni come questa non è che per forza le cose deve essere la panacea di tutti i problemi è cacciare l'allenatore, ma quantomeno dire: oh, bello, ma che cazzo stai a dire? Ma non ti è mancato un pochino questo? A me questo è mancato. Pubblicamente di farlo? L'hanno fatto privatamente? Ah, no, no, come faccio a dire? Lo dico io, no. E allora che dobbiamo fare? Ecco, andiamo, se ne va. A tra poco, Mimmo. A fra te. Oggi, signora. Mimmo. Eccoci qua, Ricca. Però dicevano, Sabatini qualcosina gli ha detto, Mimmo. Poco. Sì. Assolutamente sì, però. Mimmo, ti chiedo scusa, ti faccio una domanda che però... Oddio, spero... No, nel senso, quando noi diciamo no, assolutamente no, tu, io, cioè, la mia fiducia di te... Ah, che bello che sei. No, Mimmo, cioè, è perché no, perché lo sappiamo, perché siamo sicuri. Vabbè, ma insomma... Ma mi dispiace che mi fai questa domanda, lo sai, Ricca, veramente, no, un po' mi dispiace. No, Mimmo, perché... No, ma un po' mi dispiace, vero? No, non te devi dispiacere, però, infatti vabbè, te l'ho fatta con molto pudore, perché... Quello che ti avevo detto prima, non c'è stato nemmeno in forma privata. Poi se qualcuno ti racconta che c'è stata la strigliata in forma privata e l'hanno fatta e non l'hanno resa pubblica, hanno fatto l'ennesimo errore, tutto qua. Ognuno ti può raccontare a te, a me e a Gabriele qualsiasi cosa. Poi però le cose vanno verificate, capisci? Allora quando arrivano le telefonatine per dire abbiamo fatto questo, abbiamo fatto quell'altro. Io però Mimmo, lo dico per correttezza, a me non mi arrivano telefonatine, nel senso no, cioè. No, lo so. Il lavoro, sto parlando del mio lavoro. No, sto parlando del mio. No, non fraintende. Ho detto che quando a me vengo a sapere le cose. Io non è che poi a bocca il primo che mi dice una cosa. Giustamente, no? Certo. Perché ognuno poi mi può dare la propria versione, poi dopo io mi faccio un giro, sento a chi mi sta a prendermi in un giro, faccio scremi, poi arrivo piano piano a dama, no? Certo. Così si fa. Quindi, ti faccio anche un ragionamento, aiutami, no? Allora, io so che la società non è intervenuta con l'allenatore, non gli ha detto niente, ok? In forma privata non gli ha detto niente e non l'ha fatto in maniera pubblica, ok? Perfetto. Se l'avesse fatto in forma privata, cioè gli ha detto, l'ha inchiodato, gli ha detto: oh, ma che cazzo l'hai detto, eccetera, perché non l'hanno reso pubblico? Perché invece hanno continuato a far frittare che invece non era successo niente, o che comunque avevano sentito le
le dichiarazioni di Garcia, si erano arrabbiati per quello, molto arrabbiati, no, per quello. Mimmo, non ma hanno ti... fatto trapelare neppure che avevano preso dei provvedimenti anche se in forma privata. Mimmo, ma aiuti a leggere le parole di Santoro. Perché non avevano fatto la strigliata. Mimmo, siamo qua. Mi aiuti a leggere le parole di Sabatini? Io dico che se un direttore sportivo dice a un allenatore, un uomo di 50 anni... Se interrompo. Secondo me non deve parlare il direttore sportivo. Primo, andiamo avanti. Dice di un uomo di 50 anni, ha sbagliato il saggio finale... Mi viene quasi da pensare che gli ha dato proprio quasi del pupetto. Mi viene da pensare, però ti chiedo, ma aiuti a leggerla sta cosa, perché io l'ho vista come una bella bacchettata quella di allora Sabatini. Ma se la bella bacchettata, come dici te, perché gli ha dato solo una bella bacchettata? Ma l'alternativa è cacciarlo via, mi hai detto da prendere a calci in culo. L'alternativa è da cacciarlo via. Ma l'alternativa, te l'ho detto in apertura di collegamento, se tu cacci via oggi Rudy Garcia devi dare 17 milioni di euro. E allora staranno un po' sotto botta, mi? Fino alla fine del contratto. Allora staranno un po' sotto botta da sta dichiarazione. Lui è stato un po'. A parte che te ha detto che è stato paraventuccio. L'ha detto pure. È stato proprio un bel paraculo. Scaccomatto. Io ti dico che se lui fosse risparmiata, oggi parleremo di altre cose. Parleremmo di Sabatini o Garcia? No, Garcia. Ma è chiaro che lui ti ha voluto dire proprio perché c'era interesse a creare questa situazione, no? Allora ecco, io ti dico, la società deve intervenire subito e lo deve far sapere che non c'è nessuno che se può permettere di dire che la Roma è una squadra che non vale una lira e che c'ha una lira. Questo io ti sto dicendo, Riccà. Perché non l'hanno fatto? Perché mi devi parlare il giorno dopo della recita finale, l'ennesima metafora per dire una cosa che volevi dire, la volevi dire al 100%, te tieni, c'hai paura troppo a dirla perché sennò quello magari... che si mette uno contro in un altro modo. Però Sabatini ha detto poteva evitare di dire delle cose. Ho capito, poteva evitare di dire delle cose. E gli è stato chiesto quali. Va dal tuo cliente e gli fa fatta a magna matriciana da locale di fronte. Tu gli fai mannaggia. A me, ma io non so quotato in borsa, cioè. Scetti di dire la stessa cosa. Io non so quotato in borsa, insomma io ho fatto l'esempio quello più improbabile. Ma il direttore generale o sportivo della società faccio un altro mestiere. E quindi se faccio quello là dovrei sapere come farlo. Allora qui non ci stanno, lo fai dire Ricca? Qui non c'è sta chi si è comportato bene, secondo me, ok? Garcia quando dice l'ho fatto per bene della Roma, dice una cazzata. Ce ne siamo tutti d'accordo su questo? Sì. Questo penso che sia proprio fuori discussione. Quando dice l'ho fatto per la crescita della squadra, pone l'accento su queste cose. Tu l'hai fatto perché ti metti le mani avanti, è bello, non è che... siamo nati la notte da sgrullata qui, corretto? Lo sai perché sono un po' arrabbiato con Garcia? Perché adesso già arrivi... finivo di dire. Ah, scusami. Scusami, Ricca, hai ragione. Però volevo finire di dire che se Garcia può far furbo, qui c'è da essere qualcuno gli deve dire a Garcia è furbo, qui non lo fai, Perché lo ripeto, se no famo la metafora del cameriere che se tu non prendi un provvedimento come si deve, quello la prossima volta rientra un altro e glielo ridice. Vai. Questo di dargli una bella stranita. Sono un po' arrabbiato per i tempi, cioè secondo me, io ripeto, perché oggi già rileggo a Lazio con Dusordi sta lì, dovevamo parlare. Riccardo, tu sei tifoso della Roma, no? Vagamente, sì. Garcia è tifoso della Roma? No. E allora? Ti sei dato una risposta. Garcia è un professionista che in questo momento lavora con la Roma e in quanto professionista ti dice, anzi non ti dice mai... io ho sbagliato, non l'ha mai detto, mai durante questa conferenza stampa, né l'ha detto in precedenza. Te dice, però datemi i giocatori forti, perché se no io qui l'anno prossimo arrivo ancora più lontano da quanto sono arrivato stanno da Juve. Allora torno a ripetere, quando il signor Fabio Capello, che aveva vinto uno scudetto con la Roma, voleva Davis, e Franco Sensi non lo prese perché la Juventus di Moggi voleva un sacco di soldi più i cartellini di due giovani che si chiamavano De Rossi e Aquilani, sì, e la comproprietà di D'Agostino, che erano i ragazzi più in forma. Franco Sensi gli disse: se non arrivi tra i primi devi accarci in culo. Adesso stava a parlare di recita di fine anno sbagliata. Però sono due posizioni diverse, Mimmo. Franco Sensi era forte dello scudetto, se era... No. Come no, Mimmo? No, ti dico, la posizione è diversa perché Franco Sensi
diciamo, parliamo di lui perché è lui in questo caso, però aveva la forza e di una cosa del genere. Oggi chi ce l'ha sta forza in Roma? Questo io ti dico, semplicemente questo. Però torno a ripetere, Garcia ha sbagliato perché ha pensato troppo alle cose sue, anche se capisco chi dice che lui ha detto delle cose vere, e ci mancherebbe altro pure che è nella storia degli ultimi anni della Roma, no? Quello che lui ha detto. Però un allenatore non deve dire, già quando, ti ricordi Gabriele, prima di Bayern Monaco Roma, no? Uh-huh. Lui fece una conferenza stampa nella quale praticamente disse speriamo di piangere meno possibile. Sì. Questa è la sintesi. Sì. Te lo ricordi? Come no? Io lì mi incazzo. Ma come? Io sono a Roma e la mia speranza, vado a giocare a casa del Bayern Monaco, la mia speranza è quella di prendere meno possibile, meno gol possibili. Ok? Mi aiutate a ricordare un'altra cosa? Però figurati se mi dice che l'anno prossimo, allora io perché concorro? Perché io società te devo pagare? Se tu non credi nemmeno che l'anno prossimo puoi arrivare al secondo, ecco qua Riccardo, io dico, ecco dove è mancata la società in maniera pubblica, ecco qual è il mio punto, diciamo così. Prego, scusami. Non fu lui che disse che Benatia sarebbe rimasto? Sì. Dico una stupidaggine? No, magari gli avevano, lui se Giudice Garcia, sì. E forse perché gli avevano detto che sarebbe rimasto. A parte lo disse pure Pallotta, o disse pure Pallotta. Sì, lo dissero tutti. Con quella conversazione con Pjanic. Sì, a Boston. Con Pjanic traduttore. Esattamente. E cose di questo genere. Quindi, sai, questi sono paragoni che poco ci calzano, no? Però io voglio parlare proprio di quello che lui ha detto sabato. Cioè, non ha detto Garcia, scusami, Benatia resterà Garcia, questo non l'ha detto, faccio l'esempio, Ha detto, noi, che fa la squadra, saremo costretti ancora una volta a vendere e poi a comprare. E visto come sta lavorando la Juve, noi l'anno prossimo sarà ancora più difficile per noi, scusa, arrivare vicino alla Juve. Allora io società ti dico, ma scusa, ma tu che messaggio? Io società, no? Quando vado a cercare di portare Higuain, e faccio un nome così a caso, assolutamente a caso, o Icardi, chi prepara voi? Prendiamo quelli più bravi, ok? Gli dico viene da Roma, che uno mi fa, ma come, allenatore tuo ha detto che bene che variamo secondi a 20 punti, lo vuoi capire che cosa ha detto Garcia, Riccardo? E tu società non intervieni? Ami, io però perché mi fido che te mi dici che non gli hanno detto niente, io perché mi fido di quello che mi dici te, perché no aspetta, tu non ti fidate quello che ti dico io, tu hai tirato le dichiarazioni sabatine sullo sbaglio di com'è la recita sbagliata fino anno, hai sentito qualche cosa? No, però per me quella già è una bacchettata, ho capito, vabbè, per me no, per me è un improvero. Ha sbagliato il saggio finale, mi linea con quello che aveva detto all'inizio. Ha sbagliato il saggio finale o sta a trattare come un ragazzino, Sì, e famo come il menestrello cerca di gloria, guarda poi chi ha vinta qua facendo. Comunque andiamo avanti. Eravamo rimasti a giovedì a Londra. Te lo ricordi? Yesterday a Londra, sì. Giovedì a Londra. Che succede? Pallotta si incazza con Garcia. Mm. O caccia. O tiene. Lo tranquillizza. Non lo so, facciamo delle ipotesi. Lo caccia, gli deve dare un sacco di soldi e prende un altro allenatore. Sì. Però indirettamente, da ragione a Garcia. Perché allora che cosa fa? La vecchia teoria, vedi come poi dopo tutti i discorsi che noi apparentemente sembrava che contassero niente, no? Poi dopo io capisco che qualcuno che ascolta la radio in questa mezz'ora dice questo che cazzo sta a dire tante volte, però poi uno ci dovrebbe ragionare un po' più e ascoltare, sentire e capire quello che viene detto. Allora, caccia Garcia, quindi è più facile cacciarne uno che cacciarne 20. Beh, ma è da sempre così, questa è la storia del calcio. Ho capito. Allora invece di cacciarne 20, perché non c'è la forza di cacciarne 20 e di comprarne 20. Ma chi è che caccia via 20 giocatori? No, Ricca, ma tu. Però non partire al principio. Scusami, se te lo dico con grande affetto, sì. Non può essere che comunque sia, ci hanno sempre ragione da una parte e torto dall'altra. No, Mimmo, aspetta. Famola all'inverso. Te lo chiedo io a te. Hai sentito mai una società che ha cambiato 20 giocatori per confermare allenatore? No, però ho visto anche società che nel momento in cui l'allenatore pone degli out, ok?
diciamo, si schiera dalla parte della squadra e non sempre soltanto dall'allenatore. In teoria ci sarebbero ancora pure i tempi, perché Pallotto può fare pure di giovedì. Mi sono visto con il tecnico al quale ho detto: oh, sta al posto tuo, perché se volevo comprare campioni mi piavo Mourinho e non te. Benissimo, perfetto. Ancora ci sarebbero i tempi, mi domanda, perché poi dopo mi devi ricordare di una cosa sugli Young. La mia, abbiamo sforato di quasi un decino, Scusami? Abbiamo sforato di quasi un decino. Vabbè, bravo. No, mo ma dici. Lo meritavamo. No, mo dici, vabbè. Te volevo dire una cosa, oggi, che non è ancora la vigilia del giovedì, tu quanti mezzi copechi dei giochi sul fatto che Garcia resterà comunque allenatore della Roma? Io andiamo avanti. Io allora. non lo so. Io stamattina mi sono rischiato, ho detto se ero il presidente o mandavo via io. Però vabbè, capisco pure che così potrei essere uno di quelli, ecco, le polemiche, le cose, io non mi aspetto niente, nel senso che poi lascio fare, poi dopo il nostro compito in questo caso è quello di giudicare, insomma, adesso in questa mia veste, la mia veste vera è quella di trovare notizie, ma insomma, quello è un altro discorso. No, dico, ci salutiamo, perché è tardi, abbiamo sforato un decino, Ian Gabbio avrete raccontato, no? Sì, sì. Immagino. Io spero che coloro che hanno litigato, diciamo, se vuoi Ian Gambino, non sapessero che lui era Ian Gambino. Lo spero molto fortemente, se no si aprirebbe un file che non mi piace bene. A me è già successo con Zago, Appunto. Va bene. Ok, ci fate conto. Domani, sempre se Dio vuole. Ciao Mimmo, grazie. Ciao, grazie. Ciao Mimmo. Ciao.